Ce l'ha con lui. Domenica in, salta l'intervista con Manuel Bortuzzo. Mara Venier su tutte le furie. Nelle ultime settimane è stato il gossip più chiacchierato. La fine della relazione tra Lulu Selassie e Manuel Bortuzzo ha occupato le prime pagine dei giornali rosa. Tra i due, conosciutisi nella casa del grande fratello VIP, le cose non sono andate come sperato. Purtroppo la fine della storia è stata seguita da polemiche e voci non proprio piacevoli. La princesa ha parlato di ingerenze da parte dei familiari di Manuel, in particolare ha accusato il papà Franco di essere troppo invadente. Su questi attacchi è stato lo stesso papà di Manuel Bortuzzo a intervenire: "Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio. Lo ammetto, sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo". Insomma, polemiche a non finire. Proprio oggi, domenica 8 maggio, Manuel avrebbe dovuto partecipare a Domenica in. Ma, a quanto pare, è saltato tutto. Manuel Bortuzzo e il papà Franco erano attesi da Mara Venier per la puntata odierna di Domenica in. Ma secondo quanto riferito da Davide Maggio i due non ci saranno. Il motivo? La decisione, il condizionale è d'obbligo, sarebbe stata presa direttamente da Mara Venier. Nessun imprevisto impedisce all'ex concorrente del grande fratello VIP di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1. Si legge sul portale di Davide Maggio, ma per volontà di Mara Venier la sua presenza non è più prevista. Il nuotatore, insieme al padre Franco Bortuzzo, avrebbe dovuto prendere parte a Domenica in per promuovere il film Rinascere ispirato alla sua vita, che Rai 1 trasmetterà in prima TV proprio stasera, protagonisti Giancarlo Commare e Alessio Boni. Davide Maggio scrive ancora: "La Venier considera però l'ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanini. Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della Domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante. Domenica out per lui, altro che in". Proprio a Verissimo lo stesso Manuel Bortuzzo aveva detto: "Al contrario di quello che possono dire alcune persone la storia è finita perché l'ho deciso io.